Buongiorno a tutti e buon sabato in questo uggiosissimo giorno. Secondo me piove, io devo anche andare a fare la spesa. Ho dei capelli orrendi, ma tanto se piove, cioè, ci sarà un'umidità che è pazzesca. La luce è quella che è, insomma, spero che comunque qualche cosa si riesca a vedere. Vorrei girare un paio di video. Allora, prima di tutto, Black Friday. Estigare. No, vabbè. Naturalmente non ho comprato niente per me perché oggettivamente non avevo bisogno di niente. Ho preso qualcosa delle bambine. Sono andata da OVS perché vi avevo detto nel vlog precedente che sarei andata da OVS. E sono andata in due step. Allora, il primo step, ma c'è ancora il Black Friday, eh? C'era lo sconto del 20 su tutto. Allora, ho preso questo vestitino. A un prezzo ridicolo, no, questo veniva a 19,99. Ho preso qualcosa un po' più di. Questo non è elegantino, questo è anche un vestitino tranquillo da mettere tutti i giorni, però ho cercato di prendergli qualche vestitino, qualche cosa, e per la prima volta, zie, guardate, 6,7, 122, perché si sono allungate tanto, nonostante. Qui glielo dovrei provare, gli andrà sicuramente largo. Comunque è carino, di cotone, un po' pesantino, 19,99. Poi, questa mi è piaciuta tantissimo. Antonietta quando l'ha vista ha detto, mamma, grazie, grazie. Questa l'ho presentata a 5,6, è una gonna e ha l'interno con, se no, col cavolo che gli entra. Un bianco sporco con dei dettagli argentei, sì, con questo aviocco. Quando l'hanno vista sono impazzite, ma Antonietta soprattutto, è mia, quella è mia. Poi, questo era il vestitino che costava 12,99. 12,99 e ne ho preso un altro così. Devo dire che era molto ben rifornita stavolta l'OVS, c'erano tantissime cose nuove. Anche questa l'ho presentata a 6,7. Anche memore del fatto che si stringono. Poi, per tutti i giorni ho preso due t-shirt, una con la fatina. Allora, io e vedevo che anche le altre mamme cercavamo magliette senza queste applicazioni o questi sbrilluccichi perché sono un delirio da lavare. Devi lavarle al contrario, devi stirarle al contrario, attenzione alla temperatura, si rovinano facilmente, quindi insomma, questa veniva 6,99. Naturalmente poi scontata non so quanto e questa mi piaceva tanto. E anche questa 6,99, sì, anche questa 6,99. Per il resto c'erano tutte con delle applicazioni molto importanti e una felpa di stella che avevo preso con un cuore con questi strassini si è rovinata già con un lavaggio e quindi ho detto di no. Poi ho preso, questi li ho presi piccoli però, 5-6 sì, perché conoscendole ho preso questi pantaloncini che hanno anche la cinturina che credo toglierò, non mi fa impazzire. E questi, c'è anche il girovita regola. Io quando leggo, non lo so quanto costassero, non c'è il prezzo. Io quando leggo girovita regolabile, per me è yuhu, mi piace molto questo qui. Devo lavare tutto. E poi ho preso. Per lo stesso motivo per cui adesso le vesto, maglietta manica lunga, grembiule e felpa con la zip, io avevo comprato tutte felpe chiuse. Per non impicciarle troppo ho preso due felpe semplici di cotone, una nera e l'altra bianca. Con il cappuccio, queste vengono 9,90 euro, quindi con lo sconto del 20, ottimo prezzo. E ne ho prese due. Solo i vestiti ho preso 6,7, il resto ho continuato a prendere 5,6 perché comunque loro sono molto magre. Poi ho preso una maglietta a girocollo che è un passepartout perché può andare su tutto, anche con quei pantaloncini o quella gonna.
5,99 veniva, così ne cercavo un'altra bianca, ma non sono riuscita a trovarla. Poi. Sì, mi sono data da fare. Ho preso due pantaloni per andare a scuola. Però invece di prendergli i leggings che con lavaggio si sono ritirati, io ho preso dei pantaloni che sono un po' più comodi, che sono proprio i pantaloni della tuta, che però giù hanno l'elastico. Questi vengono 7,99 e l'ho preso in blu, io compro sempre il doppio, e in grigio, che sono quelli che si abbinano con tutto, e lo so, sportivi. E in ultimo, allora, questo quando l'ho visto, ho detto, c'era mia cognata, ho detto, ma guarda quanto è bello! E lei ha fatto, sì, è carino, però insomma avevo preso anche altra roba, vado a vedere il prezzo, 9,99 euro. E lei mi ha detto, ci siamo guardate come a dire, è rosso, è bellissimo secondo me. Secondo me hanno sbagliato a mettere il prezzo, 9,99 non è poco. Cioè è fatto molto bene, ha una trama particolare. Carino davvero, mi piace molto. Tre vestiti ho preso, io compro sempre pari. No, uno, due, sì, tre vestiti ho preso. Io compro di solito sempre pari. Poi il secondo round l'ho fatto per, ho portato questi, ma l'ho fatto per le calze. Le gemelle avevano bisogno di calze. Mi viene in mente sempre il diavolo Veste Prada. Le gemelle hanno bisogno di ciabattine per la piscina. Ho preso una cosa per me, la tengo per ultimo. Aspettate che faccio un po' di difficoltà. Allora, ho preso un paio di collant a 0,99 di quelli bianchi semplici, di quelli che rompono nel giro di 2 ore, ecco, ma che tengo sempre perché fanno comodo. Stella è andata a una festa giovedì, aveva uno splendido paio di calze dorate, penso di avervele fatte vedere in un video. Pagate 3,99 euro. Sono durate il tempo di una festa e tornata a casa con un buco così. Era mortificata, devo essere sincera, perché le piacevano tantissimo. Mamma, ma adesso le aggiustiamo! Ho detto no, Stella, non ti preoccupare, non succede niente. Allora, di basico ho preso delle calze un po' più pesanti da mettere sotto i vestitini o sotto il pantaloncino, la gonna. E quindi ho preso due collant di questi in caldo cotone, uno grigio e uno bianco, che vanno bene su tutto. E uno rosa e uno grigio a pallini rosa, sono molto morbidi, venivano 7, 6, no, perché questi 6,99? Ah, perché questi sono decorati. 6,99, 7,99. E poi ho preso queste perché mi piacevano, che avevano il finino argenteo dentro, però non costano poco, perché un paio di calze costa 5,99 euro. C'era anche con altre fantasie, diciamo così, però ho preferito questa. E poi ho preso questo pantacollant misto cotone. Mi è piaciuto perché non mi piace, costa 3,99 euro, non mi piace tanto sotto, devo essere sincera. Mi piaceva il fatto che fosse un pantaleggings, diciamo, si può dire pantaleggings, io posso dire quello che voglio. In misto cotone, infatti 87 per, no, 67% di cotone, poliamide, elastan, sì, made in Italy. 4-6 anni, questo va bene anche su, proprio come pantacollant, ma quanto è bella la parola, pantacollant ci riporta ai favolosi anni 80, dove peraltro io non c'ero ancora, voglio dire, non ero ancora nata. E veniamo a me, l'ho presi perché erano alla cassa. Io non ho mai usato un prodotto del genere, quindi ho detto facciamo un tentativo. Mi sono vergognata tipo ladra perché li ho guardati da lontano, visto la mia taglia, li ho guardati da lontano, li ho presi tipo ladra, non so perché, perché ho una isteria galoppante sicuramente. Sono dei leggings. 8,99. Io vorrei metterli se riesco perché sono caldi, sono molto, sono abbastanza spessi. Io sono una freddolosa proprio cronica. Vorrei metterli sotto il vestitino nero di mango o quello verde che ho.
che non sto mettendo per il momento. Quindi vorrei mettere questi, sono morbidissimi. Anche queste poliestere, questo è tutto poliestere della Sun da lavare a 30 gradi a mano, si credice. Io lavo qualsiasi cosa a mano. No, non è vero. Il vestitino di Antonietta che sto lavando adesso, che è a bagno col Vuelight. E quindi questo è quanto. C'è anche oggi, volevo passarci con mio marito, c'erano dei maglioni con le trecce che mi piacevano moltissimo. Non avevo voglia di provare niente. Lo sapete, mi vedo in questo periodo un po' così, quindi ho detto no, invece che perdere tempo, prendi quello che ti serve realmente, lascia stare, ci sarà tempo per fare shopping per me. Poi adesso arriva Natale, ci sono tante altre spese, quindi quello che ho mi basta e me lo faccio, sia mi basta e poi me lo faccio anche bastare, perché non ho voglia neanche di comprare cose a sfizio, quindi esigenze particolari non ne ho. Quindi questo è quanto, io vi saluto. Dai, mettete un pollice in su, è sabato. Avete visto il castello delle cerimonie? È stato un matrimonio quasi sobrio, quello paraguayano. Ci sono rimasta un po' male, devo essere sincera, perché come dice la mia amica, noi vogliamo l'analfabetismo. E loro invece parlavano anche bene. Madonna mia, niente, no, è una zella, proprio una zella. Vabbè, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e buon sabato a tutti.